Benvenuto all'inferno. Dopo l'omicidio di Soumaila Sakho, il presidente della Camera Fico alla vecchia tendopoli di San Ferdinando, la rabbia degli immigrati schiavizzati e costretti a vivere in condizioni disumane. Fico esprime cordoglio e solidarietà, ma sul caso Aquarius tace. I nuovi sindaci. In Calabria si rinnovano le amministrazioni di 49 municipi. A Locri, Castrolibero e Gioiosa Ionica è il trionfo degli uscenti. Lucio Martire è eletto primo sindaco della storia di Casali del Manco. Carolina lotta ancora. Già icona antimafia, arrestata, processata e assolta con formula piena in primo grado. Oggi la conferenza stampa dell'ex sindaca di Isola Capo Rizzuto dopo la pronuncia sulla sua incandidabilità. Sorridi se in Calabria. Parte oggi alle 15.30 il nuovo format firmato la CTV. Un grande viaggio nei tesori a volte nascosti di una delle regioni più belle del mondo. In collegamento diretto da Alba, la splendida conduttrice Francesca Russo. Super Cosenza. I lupi battono per 2-0 al Marulla il Sud Tirol e volano in finale playoff. L'entusiasmo della tifoseria rossoblu già proiettata alla storica, imperdibile finale di Pescara. Ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con la nostra informazione. I temi della politica e dell'immigrazione in primo piano, mentre la nave Aquarius continua a vagare per il Mediterraneo. Perché il porto di Malta ha deciso di respingerla e perché il ministro dell'interno italiano Matteo Salvini ha deciso di chiudere i porti italiani. Questa mattina a San Ferdinando, nella vecchia tendopoli dove viveva Soumaila Sakho, l'attivista sindacale ucciso il 2 di giugno, è arrivato il presidente della Camera, Roberto Fico, e a San Ferdinando per noi c'è Cristina Iannuzzi. Buongiorno Cristina. Buongiorno a te Pietro e buongiorno ai telespettatori. Sì, è ancora in corso la visita a San Ferdinando del Presidente della Camera Roberto Fico, che in questo momento si trova all'interno del municipio dove sta incontrando gli amministratori locali. La visita del Presidente della Camera è iniziata questa mattina poco dopo le 11.30 dalla vecchia tendopoli di San Ferdinando. La sua visita, ha spiegato il capo dell'aula di Montecitorio, è un atto istituzionale dovuto alla memoria di Soumaila Sakho, il 29enne maliese barbaramente ucciso il 2 giugno scorso a San Calò. E proprio partiamo da queste dichiarazioni di Fico, perché proprio a Soumaila Sakho si è riferito nella sua intervista. Ascoltiamolo. Sono la terza carica dello Stato e porto la solidarietà dello Stato italiano alla famiglia di Soumaila, alla famiglia di Soumaila. Ho parlato con il fratello, ho riscontrato una dignità incredibile e ho dato la mia disponibilità anche all'aiuto per riportare la salma in Mali per il ricongiungimento con la bambina che ha 5 anni e la moglie. Ma perché nessuna questo è anche il lavoro della terza carica dello Stato. Lo Stato Ecco, siamo di nuovo in linea con San Ferdinando. Mi senti Cristina? Sì, sì, ora sì. La visita di Fico, oltre ad un impressionante assembramento di giornalisti, è stata anche molto sentita dai migranti che si sono lasciati andare a momenti di sfogo, di rabbia per le loro condizioni disumane in cui sono costretti a vivere e soprattutto a lavorare, una paga da fame, schiavizzati nei campi. Anche di questo il Presidente della Camera ha parlato. Può partire la seconda intervista. La cosa che vi voglio dire è che qua parliamo dei diritti dei lavoratori, è una questione assoluta di diritti dei lavoratori, perché noi siamo in una piana che produce agrumi, che produce delle arance che sono meravigliose durante l'inverno, e quindi le aziende agricole devono avere i braccianti per il lavoro, ma i braccianti che siano migranti con permesso di soggiorno o italiani devono essere garantiti al 100% nei loro diritti, e quindi le paghe devono essere adeguate e le aziende agricole devono poter occuparsi anche di alcune situazioni come l'alloggio o il vitto di queste persone, perché così è sempre funzionato. Ecco Cristina, abbiamo visto un assembramento veramente, come sottolineavi,
enorme di giornalisti e ricordiamolo che in queste ore sulla stampa non solo italiana ma anche europea campeggia il caso della nave Aquarius, questo carico di disperati del mare salvato e che però non può approdare perché Malta la respinge, perché il titolare del Viminale italiano, il ministro dell'Interno Salvini, dice no, non possiamo accogliere sempre tutti noi, in questo caso è Malta il porto più sicuro, però ecco, il caso ancora non si è risolto. Il Presidente della Camera ha inteso rispondere alle sollecitazioni dei giornalisti riguardo il caso Aquarius? Ecco sì Pietro, riguardo al caso Aquarius il Presidente Fico ha risposto: sto monitorando la situazione, so che a bordo stanno tutti bene e so che in queste ore andrà alcuni medici a visitare i migranti e vedremo nelle prossime ore, ha concluso Fico, che cosa accadrà. In sostanza, come possiamo ben capire, il Presidente della Camera ha glissato sull'argomento con, lasciatemelo dire, non poco imbarazzo. Pietro, prima di concludere il collegamento, ti ricordo che terminato questo incontro che si sta svolgendo al Comune di San Ferdinando, Fico dovrebbe incontrare i giornalisti per fare il punto della situazione. E speriamo che il Presidente della Camera sia più esaustivo di quanto non lo sia stato, certamente questa mattina. E ricordiamo, sempre con riguardo alla vicenda Aquarius, che lasciano ovviamente il tempo che trovano, però sono comunque sia delle dichiarazioni molto significative, quelle di alcuni sindaci, in particolare i calabresi. Parliamo di Giuseppe Falcomatà, il primo cittadino di Reggio Calabria, di Ugo Pugliese, il sindaco di Crotone, che hanno detto: noi siamo pronti ad accogliere questa nave, la nave Aquarius. E ricordiamo ovviamente anche le parole pronunciate da Mimmo Lucano, il sindaco di Riace, il quale ha aggiunto: noi siamo nelle condizioni di ospitare questi migranti, in particolare donne e bambini, abbiamo case a sufficienza per accogliere tutti. E adesso andiamo avanti, la pagina delle elezioni, perché ieri 49 municipi calabresi hanno rinnovato le rispettive amministrazioni. Si è registrata un'affluenza di poco, al di sotto del 60%, registrando quindi una lieve flessione rispetto alla precedente tornata elettorale. Si sono rinnovate 11 amministrazioni in provincia di Reggio Calabria, 16 a Crotone, 12 a Catanzaro, 6 a Vibo Valentia e 4 a Crotone. Lo ricordiamo, nessuno dei municipi chiamati alle urne ha una popolazione superiore ai 15.000 abitanti. Il più popoloso certamente il comune di Locri, dove ha trionfato l'uscente Giovanni Calabrese. Vediamo la nostra videografica. Calabrese che si è attestato con oltre il 70% dei consensi, stravincendo così la sfida con Vincenzo Carabetta, che si attesta poco sopra il 29%. Ma ascoltiamo cosa ha dichiarato subito dopo l'ormai ufficiale, insomma, rielezione, il sindaco di Locri, Giovanni Calabrese. Il microfono è quello di Ilario Balì. Assolutamente sì, è evidente dal risultato elettorale e abbiamo superato con ampio margine l'esame al quale ci siamo sottoposti, appunto una sorta di verifica del nostro operato amministrativo di questi 5 anni, e la conferma appunto che i cittadini hanno gradito, hanno valutato in modo positivo e quello che è stato il nostro impegno per i luoghi di questi 5 anni, e soprattutto è evidente che Locri è una città matura, una città che sta a votare in modo libero, una città che non si è piegata al forte potere che si era messo insieme contro di noi. Abbiamo lottato contro tutti, contro il resto del mondo, con tutte le forze politiche di centrodestra e di centrosinistra, contro tre ex sindaci che sono messi insieme per demolire il modello di amministrazione che avevamo creato in questi anni. E questa tornata elettorale è anche la tornata che ha eletto il primo sindaco della storia di Casali del Manco, nato dalla fusione di diversi comuni della Presila Cosentina. Vince Stanislao Martire, detto Nuccio, 44,98%, una vittoria sul filo di lana rispetto a Salvatore Iozzolino, ex sindaco peraltro di Casole Bruzio, che si ferma al 44,52%, molto staccato invece Giuseppe Curcio. Ma ascoltiamo al microfono di Salvatore Bruno le dichiarazioni appunto di Nuccio Martire. La prima sfida è quella di costruire una identità di questo comune. Sì, cercheremo e lavoreremo appunto per far scomparire le vecchie municipalità, i vecchi campanili.
e ci impegneremo da subito a fare in modo che ogni cittadino si possa sentire e si debba sentire casalino. E mi riferisco al cittadino della contrada di Morelli, che è limitrofa a Cosenza, fino al cittadino che sta a Lorica, su Insila. Dovranno tutti quanti essere, diciamo così, convinti e coscienti che sono in un comune, in una cittadina di quasi 11.000 abitanti, con un territorio di oltre 167 km quadrati. Io credo che sia una risorsa. E appunto il fatto che finalmente siamo uniti, allora la possiamo utilizzare al meglio, perché fino a pochi mesi fa eravamo divisi, eravamo 5 comunità e quindi anche il territorio era diviso. Salvatore Bruno per la CNews 24. Restiamo nel Cosentino, andiamo a Castrolibero, qui come il collega di Locri Giovanni Calabrese conquista una vittoria schiacciante l'uscente Giovanni Greco, lo vediamo dalla nostra videografica, Greco vince con il 68,27%, a seguire Francesco Calvelli 28,82% e Micaela Anselmo. Anche Giovanni Greco è stato intervistato dal nostro Salvatore Bruno. La popolazione di Castrolibero le ha dato ampia fiducia. Sì, mi rivolgo proprio a loro, ai cittadini di Castrolibero, che hanno inteso attribuire una conferma importante e un sostegno che ci permette di guardare al futuro con molta fiducia, con carica e con la giusta determinazione per fare meglio e per raggiungere quegli obiettivi che ci siamo prefissati insieme in un disegno di città che ci dovrà vedere sempre più protagonisti all'interno dell'area urbana e, perché no, coinvolgendo i comuni delle Serre Cosentine. Il comune di Castrolibero ha un programma ambizioso e per far questo, per portarlo avanti, ha bisogno della concorrenza di tutti. Salvatore Bruno per la CNews 24. In bocca al lupo. Complimenti anche a Giovanni Greco e a proposito di sindaci uscenti riconfermati a furor di popolo, andiamo a Gioiosa Ionica, ecco il risultato conseguito appunto da Salvatore Fuda, 63,39%, che stacca considerevolmente Olindo Tito Greco, che si ferma al 26,60%. E come abbiamo anticipato, sono 6 comuni della provincia di Vibo Valentia nei quali si è votato. Il più importante è quello di Mileto, dove vince Rosetta Mazzeo, 52,6% rispetto ad un competitor importante, l'avvocato Salvatore Giordano, Salvatore Fortunato Giordano, che si ferma al 47,39%. E adesso andiamo a Isola Capo Rizzuto, dove questa mattina l'ex sindaco Carolina Girasole, un'icona antimafia, poi finita nella polvere a causa di una inchiesta insula nella quale è stata addirittura arrestata, processata, poi assolta con formula piena. Oggi viene sancita la sua incandidabilità e, malgrado questa sentenza assolutoria, in attesa ovviamente del pronunciamento d'appello, si è servita agli occhi di molti a riabilitare la figura di questa donna. Giuseppe Laratta. All'interno di quella relazione sono scritte una serie di cose infamanti sulla mia persona, mi si dichiara responsabile del malgoverno locale e di essere stata quella che ha piegato l'amministrazione agli interessi dell'Andrangheta. Sono le parole dell'ex sindaco di Isola Capo Rizzuto, Carolina Girasole, che ha convocato una conferenza stampa per chiarire i motivi che l'hanno spinta a querelare i 3 commissari del comune del Crotonese. Secondo l'ex primo cittadino isolitano, nella relazione prodotta dalla Tria dello scorso maggio risulterebbero delle inesattezze pesanti nei suoi confronti. Oltre ai commissari, la Girasole ha precisato anche il ruolo della prefettura, ritenendo di aver ricevuto ingiustizie anche dallo stesso. Siccome viene messa in discussione tutto il percorso dell'amministrazione, tutte le scelte fatte, ecco, io a questo non ci sto, non posso lasciar passare l'idea che anche noi eravamo dei collusi. Qual è il suo stato d'animo? Il mio stato d'animo in questo momento è uno stato d'animo di paura. Quando facevo delle scelte e bloccavo interessi particolari in quel territorio, mi si chiedeva se avevo paura. Ecco, io vi posso dire che oggi ho paura come prima, forse più di prima. Non è una giustizia quella che stiamo vivendo e quindi io ho paura. Giuseppe Laratta per la CNews 24.
E adesso cambiamo decisamente argomento, perché parte oggi alle 15.30 sulla CTV, canale 19 del Digitale Terrestre, una nuova grande produzione della nostra struttura. Parliamo di Sorridi, sei in Calabria, il nuovo format condotto da Francesca Russo, che ci accompagnerà nel corso dell'estate e ci farà conoscere alcuni dei luoghi più nascosti, più suggestivi, più belli della nostra meravigliosa terra, una delle regioni più belle del mondo, una regione da vivere, una regione da sorridere. In collegamento con noi da Alba, in provincia di Cuneo, c'è proprio la sua conduttrice, Francesca Russo. Buongiorno Francesca. Ciao a tutti, aspettate, perché qui insomma devo capire come si fa. Eccoci, mi vedete? Io non ti... adesso sì, adesso sì. Eccoci, ciao, ciao Pietro, come stai? Tutto bene? Tutto bene, tu che ci fai ad Alba? Allora, io sono ad Alba perché abbiamo appena finito di scattare per lo shooting di Luisa Viola, sto lavorando per la Miroglio Group e insomma ormai sono una modella curvy e quindi lavoro per loro da anni, quindi oltre a fare la conduttrice, Pietro, mi vedete anche nelle vesti di modella curvy. E a breve ti vedremo alle 15.30, mi raccomando non mancate, ti vedremo in questo esordio. Raccontaci un po', cos'è Sorridi sei in Calabria? E 22.30 ogni giorno con il programma più divertente della televisione calabrese, perché mi vedrete alle prese proprio con questo maggiolino. Io guiderò appunto alla scoperta di questa meravigliosa terra che è la Calabria, ormai la conosciamo, ma ve la farò conoscere come forse non l'avete mai vista. Addirittura oggi alle 15.30 saremo a Pizzo e mi lancerò con il parapendio, quindi vi farò vedere la costa degli dei dall'alto. È qualcosa di mozzafiato, ci state seguendo anche sui social, ovviamente mi riferisco al nostro pubblico e so che insomma siete lì ad aspettare che inizi questo programma, perché sarà veramente molto molto bello. È un programma al quale la nostra struttura tiene moltissimo, una grande scommessa che è frutto, ecco, di un lunghissimo e laborioso studio, un programma che mette insieme non solo insomma la verve, la bellezza, il talento di questa magnifica conduttrice, ma anche una grande fotografia, delle grandi riprese, un montaggio di una post-produzione accuratissimi, ma mi piace sottolineare in questa sede anche una musica speciale. E a una te, musica speciale? A te piace sottolineare la collaborazione con Daniele Stefani. Daniele Stefani, che ringrazio veramente con tutto il cuore, perché abbiamo un bellissimo rapporto con lui. Io sono una collega della sua fidanzata, della sua compagna di vita, che si chiama Miriam. Ma a proposito di Daniele Stefani, lui è un cantautore calabrese, trasferitosi a Milano già da qualche anno, poi ha girato il mondo con la sua musica, quindi questo filo conduttore che unisse la nostra terra, me e anche no, la musica fatta, realizzata, scritta da un autore, un cantante calabrese, mi piaceva veramente molto poter far sì che lui potesse collaborare con noi. Quindi io lo saluto, è uscito il suo ultimo singolo Italiani, quindi Italiani comprende tutti, calabresi, ma chiunque di qualsiasi regione, senza fare differenze. Quindi è veramente, è anche una chicca per lanciare questo suo nuovo singolo di Daniele Stefani. E poi permettimi di ringraziare Pietro, il mio editore, Domenico Maduli, col quale abbiamo pensato appunto, come dicevi tu poco fa, a questo format, perché si sposa perfettamente con la filosofia del network La C. Quindi sorridere, fare squadra, soprattutto lavorare insieme e fare meglio insieme. E questa è la cosa che più mi onora. Poi con me ho un team pazzesco, Giovanni Rodiglia, Serafino, ma poi tutto il team appunto di La C che mi segue, che lavora tanto anche sui social, perché insomma si sa, oggi il canale di comunicazione forse più smart, più immediato sono i social, e quindi quale modo migliore per divulgare il lavoro che noi calabresi facciamo ogni giorno per la nostra terra. Magnifico Francesca, magnifico. Esclusiva per Pietro. Vai Francesca. Allora, qui ci stanno i capi, guardate. Questi sono i capi di Luisa Viola, che indosseremo poi anche alla sfilata. Qui ci sta il mio team, ciao signori, ecco le stylist, e poi ci sono i fotografi, è tutto molto in diretta,
Com'è tutto rigorosamente in diretta. Tutto bene? Che cosa dovete dire? Sorridi sei in Calabria, ditelo. Cos'è che devo dire? Sorridi sei in Calabria. Sorridi che sei in Calabria. Grazie Francesca Russo, siamo in Calabria anche ad Alba, in provincia di Cuneo. E allora, vi ricordo l'appuntamento, ore 15.30 questo pomeriggio e poi in replica alle 22.30. Sorridi sei in Calabria, il nuovo format condotto da... Sorriso. Non ti vedo più, sul nostro monitor non ci sei più Francesca. Ora ti ci vedo. Ora. Sei bellissima, in bocca al lupo Fra. Grazie, grazie Pietro. Un bacione e buon lavoro a tutti. Vi aspetto 15.30, mi raccomando. Non mancheremo. Noi cambiamo decisamente argomento, andiamo a Catanzaro dove i cittadini sono furenti perché non gradiscono la nuova TOSAP. Ce ne parla Luana Costa. Assolutamente iniqua, perché è un balzello in più che viene introdotto per un servizio che deve garantire l'amministrazione comunale, quindi senza costi aggiuntivi. L'introduzione di una nuova tassa per l'occupazione del suolo pubblico non è stata ancora metabolizzata dai cittadini catanzaresi. Risale ad appena un mese fa l'approvazione in consiglio comunale del provvedimento, passato a larga maggioranza e seguito da una conferenza stampa dell'assessore a ramo che annunciava tolleranza zero nei confronti dei trasgressori. È una cosa assurda, si aggiungono a tutte le altre tasse che ci sono ed è un servizio che deve dare il comune, anche perché oggi si paga così tanto e a distanza di un anno i benefici e gli sconti sulle fatture per la tassa dei rifiuti non si sono visti. La misura prevede il pagamento della TOSAP, tassa per l'occupazione del suolo pubblico, a farne le spese i cittadini, i condomini e le attività commerciali che non disponendo di aree private occupano superfici pubbliche per posizionare i carrellati destinati alla raccolta differenziata. Insomma, una tassazione destinata a gravare sulle tasche dei contribuenti che già versano al comune la Tari per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani. Da qui la diffida che due associazioni hanno trasmesso a Palazzo dei Nobili con la quale si chiede il ritiro del provvedimento. Abbiamo presentato una diffida al Comune a ritirare la deliberazione di Consiglio Comunale, ma non l'abbiamo fatto solo come associazione di quartieri, ma unitamente all'associazione Il Pungolo per Catanzaro, che è guidata dall'avvocato Francesco Pitaro. Riteniamo che questo provvedimento adottato dal Consiglio Comunale di Catanzaro, che noi simpaticamente chiamiamo tassa Cavallaro, sia una rottura sociale nella città di Catanzaro, che certamente ha ben altri problemi rispetto a quello di dover digerire un ulteriore balzello, perché di un balzello si tratta. Luana Costa per la Cnews 24. HIV e altre malattie infettive che forse sono sin troppo valutate alla luce dei successi che ha ottenuto la ricerca e la medicina nel corso degli ultimi anni. Ce ne parla la nostra Tiziana Bagnato. Malattie di cui non si parla più, che si pensava fossero rimaste nel passato o che nell'immaginario collettivo sono relegate al mondo della tossicodipendenza, portando così a mostrare il fianco al contagio. A Lamezia Terme, nel Giovanni Paolo II, nell'ambulatorio di malattie infettive, il reparto è stato chiuso, c'è un'unica infettivologa a fare i conti con vecchi e nuovi virus, come la sifilide, malattia a trasmissione sessuale di cui si sono presentati a Lamezia diversi casi, anche tra donne in stato di gravidanza. Ho visto nell'ultimo mese proprio delle sifilidi secondarie con le manifestazioni cutanee che in realtà io non vedevo da tantissimo tempo. C'è poi l'HIV, 600 i casi seguiti in Calabria, ma bisogna tenere presente che diversi sono coloro che scelgono per privacy di farsi curare fuori. Adesso è la malattia che riguarda gli eterosessuali e soprattutto i ragazzi omosessuali che affrontano per la prima volta il discorso dell'omosessualità e della loro vita sessuale. Ecco perché è importante prevenire, proteggersi, non sottovalutare il contagio e se si hanno dubbi fare il test. Nel nostro ospedale si fa il test gratuitamente e poi è un test anonimo. Abbiamo le terapie, l'aspettativa di... Tiziana Bagnato per la Cnews 24. E adesso lo sport, la straordinaria impresa del Cosenza che batte 2-0 alla San Vito Marulla il Sud Tirol e conquista il pass per la finale play-off. A Pescara si giocherà il tutto per tutto per realizzare un grande sogno, il ritorno in Serie B. Alessio Bonpasso e Salvatore Bruno.
Chi di recupero ferisce, di recupero perisce. Il gol di Cia al minuto 91 nella gara d'andata. L'autorete di Frascatore al 94esimo nel return match. Il gol che fa piangere il Sudtirol e impazzire di felicità il Cosenza. All'ultimo secondo dell'ultimo minuto di gara, i lupi strappano il passo d'accesso alla finale playoff di Serie C, che regalerà un posto in Serie B. Servivano due gol di scarto alla squadra di Braglia per ribaltare gli altoatesini, evitare gli extra time e volare a Pescara per direttissima. Davanti ai 20.000 del Marulla, il primo tempo si era chiuso con i nervi a fior di pelle per un gol cercato e non arrivato. Poi il tuffo a volo d'angelo di Baclè, il pallone dietro le spalle di Offredi, la grinta di Braglia, l'autogol di Frascatore e la bolgia a tinte rosso-blu al triplice fischio. In finale ci va il Cosenza. A Pescara i lupi silani affronteranno il Siena, che nell'altra semifinale ha avuto la meglio sul Catania ai rigori. E in città è già febbre da Serie B, un sogno atteso 15 anni. Alessio Bonpasso per la Cinus 24. La caccia al biglietto è già iniziata, tutti vogliono andare a Pescara per assistere alla finalissima contro il Siena, che vale il ritorno in Serie B dopo 15 anni di castigo. La città abruzzese richiama alla mente l'emozionante ricordo dello spareggio salvezza vinto nel 1991 contro la Salernitana grazie ad una rete del compianto Gigi Marulla. Facile prevedere un afflusso record di supporter rossoblu sugli spalti dell'Adriatico. Incontenibile al termine del match vinto all'ultimo respiro contro il Sud Tirol, l'entusiasmo dei tifosi. Hanno invaso le strade della città per covi e caroselli di auto e bandiere. Com'è stata questa partita? Stupendo, stupendo, fantastico, la voce non c'è. Vinto, questo è lo Zio di Mundo, lo Zio di Mundo! Soffriamo fino alla fine, ma è stata meravigliosa. Andrà a Pescara? Sì, sì, certo, certo, e come non andare? Grande Cosenza, grande Cosenza! Forza Lupi! Forza Lupi! Alla grande, alla grande. Andiamo a Pescara? Andiamo, andiamo, andiamo. Il finale più bello, io ci speravo fino all'ultimo, stavo facendo un video, ho fatto 4 video, poi alla fine ho detto no, non lo faccio più e l'abbiamo segnato. E adesso andiamo a Pescara! Un finale così non ve lo aspettavate? No, no, assolutamente. Sono favoloso, sì! Salvatore Bruno per la Cinews 24. Eh sì, forza lupi, tutti a Pescara per realizzare un grande sogno. Si conclude qui la nostra edizione, appuntamento a questa sera, ore 20:30, non mancate. Visita il sito www.lacinews24.it oppure scarica l'app sul tuo smartphone o tablet per essere aggiornato 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sulla Calabria che fa notizia. Lacinews 24, edizione giorno alle 14:15 ed edizione sera alle 20:30. Lacinews 24, la Calabria che fa notizia.